sapere perché sto sempre insieme a Paolo e Alessandro? Beh, è una storia lunga, lo capirete. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questa mia nuova puntata di Ale Quale Show, la mia rubrica televisiva del nostro canale YouTube del Signore Buonasera, che poi scoprirete l'intero mondo della televisione italiana a 360 gradi. In questa puntata ragazzi parliamo della nuova fiction di Rai 1 in onda ogni domenica sera per ben 4 prime serate, ovvero Resta con me, con il protagonista Francesco Arca e Laura Adriani, in un thriller poliziesco molto avvincente che ripercorre un pochino le orme, così si può dire, di tutto quel ciclo di fiction basate sul rapporto padre figlio, come Io ti cercherò, insomma Nel vostro onore, ecco, e così via. Una nuova quindi fiction che parla di questo tema, un poliziesco molto avvincente, che parla di un commissario di polizia, ovvero questo nostro Francesco Arca, che questa volta è un commissario normalissimo, che ha una vita felice, tranquilla inizialmente, con la propria moglie, con Laura Adriani, e sono in attesa della nascita del proprio bambino, del proprio figlio. E però andando a mangiare in un ristorante per appunto festeggiare l'arrivo dell'imminente di loro figlio, avviene un caso, come dire, eccezionale, ovvero la sparatoria durante appunto il pranzo, dovuta a un clan di camorristi, e una resa di conti, nel quale purtroppo il nostro Francesco Arca si ritroverà, come dire, coinvolto, e insomma, e purtroppo sua moglie, rimanendo anche lei coinvolta nel conflitto a fuoco, rimarrà ferita e purtroppo perderà il bambino. E quindi questo qui è proprio l'elemento scatenante di tutte le vicende che saranno narrate in questa serie, ovvero troveremo questo nostro commissario, che in realtà era all'interno di un'indagine dovuta a questo clan di camorristi, insomma di delinquenti della città, che in qualche modo sono legati anche all'omicidio poi dopo di un altro personaggio di cui parleremo dopo. E purtroppo la vicenda drammatica, come dire, impensata e non voluta, farà sì che la moglie di Francesco Arca non vorrà più vederlo, non vorrà più averne niente a che fare, sarà talmente scossa, delusa e arrabbiata dell'aver fatto da perdere il proprio figlio, che la propria relazione vacillerà molto. Io non riesco a non pensare che hai rovinato la nostra vita. Non so, hai ragione. Io ho paura di non riuscire a perdonarti. E quindi sì, quindi cosa succede? Dopo questo momento totale di sconforto e anche di rottura della coppia, lui comunque va avanti nelle proprie indagini, perché vuole scoprire chi è stato il mandante dell'omicidio di un povero ragazzo di solo 19 anni, che in realtà era una resa di conti, e perché vuole capire, insomma, chi è il complice, arrestarlo e così porre, come dire, fine e dare un colpevole, un volto a colui che ha contribuito purtroppo alla perdita di suo figlio. Ma nonostante ciò, in un momento anche qui improvviso, il papà di un bambino davvero molto, molto carino, insomma molto simpatico, il suo migliore amico, sarà anche lui coinvolto in un omicidio. Lui era un trafficante, come dire, di trasporti e così via, e anche lui rimarrà coinvolto, verrà ucciso. E quindi cosa succede? Che Francesco Arca, per, come dire, rispetto e anche sentendosi anche coinvolto, perché forse nelle prossime puntate scopriremo che il suo omicidio sarà coinvolto anche in quello di suo figlio, cioè di sua moglie, se vogliamo, si decide di prendersi cura di questo bambino napoletano, molto divertente, molto ingenuo, ma anche e soprattutto molto dolce. E quindi piano piano ricomincerà a riconquistare quella fiducia sia nella moglie che anche in se stesso, e anche, come dire, quel sentimento di cosa significa davvero diventare padre. Da quando non mi hai conosciuto io? Covid. Oh, ten. Mi viene da piangere.
È una serie questa qua che è un thriller poliziesco molto, molto particolare. Rai 1 ha detto ci sta abituando a questi prodotti molto particolari, molto strani anche, come dire, non proprio canonici e classici. Perché appunto indaga su questo rapporto padre-figlio, con dei risvolti anche molto contemporanei e molto moderni, come è già successo con Vostro Onore o Io ti cercherò. E quindi, oltre che l'indagine vera e propria, quindi proprio a scoprire che sono stati colpevoli, insomma, i mandanti e così via, quindi la parte action della fiction, è una fiction molto intima, molto, molto passionale, molto di relazionale, molto di relazioni. E quindi il successo è dovuto sicuramente anche a questo grande frattore. Successo che adesso andiamo a scoprire insieme, proprio anche per scoprire ancora di più della questa storia, proprio con le parole dei protagonisti della serie. Senti, perché non ce ne andiamo a pranzo al mare? Io e te, Barca Blu? Va bene. Troppe le variabili che concorrono al destino. L'uomo non potrà mai essere preparato a quello che accade. Ed è quello che succederà in questa storia al mio personaggio. Fermo polizia! Resta con me, nasce da un'idea di Maurizio Di Giovanni, tutta la sceneggiatura sviluppata da Donatella Diamanti, racconta di un momento di felicità assoluta di due personaggi, di due anime che si amano. Lei è incinta e quindi stanno dando vita a un nuovo nucleo familiare. E poi, a causa di un errore che fa il mio personaggio, Alessandro Scudieri, sua moglie si è svegliata e ci saranno conseguenze. La vita si rivolta contro. Quel momento lì è lo sliding doors di tutta la storia. Io solo ho cercato di impedire che tutto ciò avvenisse come mio dovere. Come per dovere si trovava alla Barca Blu. Era una cosa a cavallo tra il dovere e il piacere. Questo errore di Alessandro crea chiaramente un allontanamento fra i due personaggi. Sono piena di rabbia. Lasciami stare da sola per un po'. C'è chiaramente una storia importante che è quella dei rapporti che intercorrono fra Alessandro e la sua squadra. Mi spiace, Marco ci ha detto del bambino. Quindi sì, una fiction molto, molto particolare, molto ben fatta, di cui io sono contento che la mandi in onda, perché questo conflitto fa padre e figlio, anche questo rapporto è un tema molto importante che nella società di oggi forse a volte non si tende a mettere molto in risalto, e quindi tramite queste nuove serie anche questo aspetto molto importante può essere messo in luce. Andiamo a scoprire, ragazzi, ancora di più proprio di questa serie dei personaggi di Francesco Arca proprio dalle parole Il dell'attore. mio personaggio, me lo sto chiedendo tuttora perché poi alla fine ti sposi, ci vivi talmente 6 mesi dentro che non te ne vorresti più andare. Io sono molto affezionato ad Alessandro e abbiamo cercato di lavorarci con Monica, ti ripeto, su delle fragilità che anch'io ho, che avevo bisogno di tirare fuori ed è bello farlo perché è emozionante. All'inizio della serie questo personaggio sta attraversando il suo periodo più bello della vita, da un punto di vista lavorativo e anche da un punto di vista familiare. L'evento drammatico che a causa di un suo errore scaturirà un'altra serie di eventi drammatici metteranno a dura prova e faranno emergere tutte le fragilità di questo personaggio, ma anche degli altri personaggi. Le contraddizioni, per esempio, che ci sono in Alessandro e Paola. Anche grazie all'ingresso di Mario, che interpreta Diego, che sarà veramente un elemento incredibile nella storia di questi due personaggi. Li metterà veramente in contatto con le loro emozioni, perché poi alla fine i bambini questo fanno, no? È metterci in contatto con le nostre emozioni. La vita ti mette davanti a delle sfide, e queste sfide vanno affrontate per forza, no? Quando si ha un'età per affrontarle, quando si ha una forza, un'energia per affrontarle, e chiaramente ne puoi uscire bene come ne puoi uscire a pezzi. Diciamo che anche il loro rapporto è messo su un banco di prova molto interessante, viene stressato, ci saranno degli avvicinamenti, ci saranno di nuovo altri allontanamenti, sarà un po' un'altalena emozionale, però ne usciranno sicuramente cambiati da questo percorso. Non posso dirti se ne usciranno insieme o non, però cambiate sicuramente.